Giuseppe Sani, autore del libro sulla filarmonica, Egisto Cavallucci Piancastagnaio, che quest'anno festeggia con tantissimi avvenimenti il 150esimo dalla sua fondazione, innanzitutto chiedo. Sì, ho detto bene esattamente. Sono 150 anni dalla nascita di questo sodalizio, che ha vissuto di alti e bassi nel corso della sua gloriosa storia. Ho ritenuto necessario e utile dare un contributo, seppur modesto, da ex musicante alla Filarmonica Egisto Cavallucci. Già 30 anni fa me ne ero occupato per i 120 anni e allora ero, si può dire, quasi all'inizio dei miei esordi letterari. Ho ritenuto utile fare questo dono, che però s'avvale soprattutto del contributo economico della pelletteria Garland di Kelly Danieli, senza il cui contributo non sarebbe stato possibile vedere la realizzazione di questo, io lo chiamo lavoretto, però è una cosa fatta con il cuore. Ho dato un'occhiata, ho fatto una leggera sfilata di un libro che poi tra l'altro è stato appena presentato oggi, e quello che vorrei chiederti, da giornalista, scrittore, storico innanzitutto, c'è differenza in questo tipo di ricerca rispetto al passato? Ti sei sentito coinvolto anche direttamente, essendo stato protagonista, se ricordo bene, della seconda metà degli anni 70 dell'Egisto Cavallucci? Allora, il problema, questo è un libro diverso, perché cioè un libro più che di... è un libro storico che parla, con i documenti parlano, altrimenti non sarebbe storia, no? Però questo c'è anche un po' di cuore, di sentimento, cioè... parli di persone con le quali hai suonato oppure hai sentito parlare, le prove, le bande, i primi avvicinamenti alla musica, e quindi è qualcosa di diverso, cioè è la musica, si respira qualcosa di nuovo. Questo è vero, il famoso linguaggio universale è una frase che si è detta tantissime volte, ma io con te però... Da pianese, puro sangue, conoscitore della storia di Piancastagnaio, non posso che chiederti perché c'è stata questa influenza. Allora, innanzitutto a Piancastagnaio la musica è amatissima, ci sono tantissimi esponenti musicali anche a livello internazionale, ma perché questo attaccamento e questa grande passione con oscillazioni del tempo, come succede dappertutto, secondo te? Ma secondo me ci sono anche delle occasioni, no? La storia è fatta anche, non è solo di grandi episodi, ma anche di piccoli episodi. Che ne so, per esempio il fatto che un maestro, abbiamo avuto la fortuna all'inizio di un maestro come Cavallucci, che aveva formato allievi al Conservatorio di Pesaro, cioè quindi un certo Rossini qualcosa vorrà dire, oppure le sue sinfonie e tutto, le sue marce funebri sono state suonate per i funerali di Vittorio Emanuele II, quindi, oppure erano stati invitati al Palio, festeggiamenti dell'Istrice, cioè ha avuto da sempre la banda un successo, si vede all'inizio, e poi ha avuto anche la sua fortuna che i musicanti sono stati sempre di ottimo livello, quindi è nata un po' dalla società bene, dall'elite, oppure mi ricordo anche, che ne so, lo stesso Speroni, il farmacista, che a Piancastagnaio veniva il compositore Casella, quello che poi ha fondato la Chigiana. Quindi non so se è l'altitudine o che, però la musica è sempre stata tenuta in alta considerazione tra la gente di Piancastagnaio. Per chiudere, c'è comunque sia un valore storico, che è testimoniato anche dalla tua ricerca, un valore storico proprio nella società di Piancastagnaio in questi 150 anni. Sì, in effetti si capisce che praticamente siamo andati di pari passo la banda con la vita sociale del paese, quindi c'è un sia storico che diciamo anche politico, ma nel senso di polis, di città, non di contrasti.